Ok, buonasera a tutti, grazie per essere qui. Io sono Marco Valdesse, coordinatore del progetto VIS, che sta per Immersioni Virtuali alla Scienza, che è il progetto di outreach e comunicazione scientifica alla Scuola Normale Superiore. E oggi siete qui per la conferenza della professoressa Roberta Sessoli, che ringrazio per aver accettato il nostro invito, sulle molecole magnetiche, dall'origine alla vita al computer quantistico. Questa serie di conferenze che si chiama La scoperta che mi ha cambiato la vita cerca di avvicinare chi fa ricerca a chi non la fa, quindi facendo capire in cosa consiste l'attività di ricerca e quali sono le gratifiche, le difficoltà di chi fa ricerca scientifica. E VIS ha anche tutta una serie di altre attività che potete vedere sul nostro sito web vis.sns.it, tra cui visite al centro Dreams Lab, che dispone di sofisticati sistemi per la visualizzazione virtuale con cui è possibile immergersi all'interno di dati scientifici. E tutte queste attività sono prenotabili appunto dal nostro sito web. C'è anche una nuova attività che si chiama Percorsi nella Storia, che viene, in cui vengono allestiti dei veri e propri percorsi all'interno delle varie sedi della biblioteca e dell'archivio della scuola. E queste sono una volta ogni 2 mesi e sono anch'esse prenotabili online. E niente, quindi lascio la parola al preside della classe di scienze, il professor Vincenzo Barone, per presentare la speaker di oggi. Grazie, benvenuti a tutti. Vi do il benvenuto sia appunto a nome della classe di scienze della scuola di cui sono preside, ma fondamentalmente sono un chimico, anche se non faccio un mestiere da chimico sperimentale. E come tutti i casi in cui conosco molto bene, sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista personale, lo speaker, non ho preparato una presentazione formale, perché essendo convinto di conoscere il lavoro della professoressa Sessoli abbastanza bene, mi illudo di fare una presentazione a braccio e come al solito scorderò molte cose. Quindi chiedo fin d'ora scusa a Roberta della presentazione molto informale. La professoressa Sessoli viene da uno dei gruppi italiani più famosi al mondo per la ricerca in campo chimico, in particolare sui materiali magnetici. E al di là della tradizione che lei ha portato avanti, negli ultimi anni ha dato una serie di contributi estremamente innovativi, modificando significativamente il percorso che è sempre centrato sullo studio di materiali magnetici, ma è andato in direzioni anche abbastanza diversificate e nuove. Questo è dimostrato tra l'altro dal fatto che credo nel 2013 abbia avuto un grant ERC Advanced. Mi dispiace che non sia nel campo strettamente della chimica perché è di un panel della fisica, questo però dimostra, no, me lo dico in positivo e non in negativo, a parte la battuta che ho fatto, perché dimostra da un lato l'interesse delle ricerche che lei porta avanti e da un altro lato il carattere assolutamente interdisciplinare in senso nobile delle ricerche che sono state portate avanti dal laboratorio e che sono ormai guidate dalla professoressa Sessoli. Oggi ci parlerà dei suoi progetti di ricerca e di quello che, come dice il titolo della serie di seminari, secondo lei ha cambiato la sua vita di ricercatrice, ha segnato la sua vita di ricercatrice da un punto di vista molto generale, perché parlerà di molecole magnetiche fino al computer quantistico, che di per sé è un tema affascinante, però vorrei segnalarvi, cosa che vale per molti degli speaker di oggi, ma degli speaker di questa serie di seminari, ma per la professoressa Sessoli lo so direttamente, che lei racconterà delle cose che siano comprensibili e in maniera molto affascinante a tutta la comunità, ma che sono basate su una serie di ricerche che sono assolutamente di livello molto profondo e molto avanzato, e in cui è molto difficile, quindi apprezzerò particolarmente la cosa, raccontarla in maniera che sia comprensibile dal grande pubblico e non solo da noi specialisti. Ringrazio particolarmente Roberta di aver accettato questo invito e le do senz'altro la parola. Improvvisata introduzione, insomma, è stata veramente toccante. È un piacere essere qua perché forse 6-7 anni fa ho avuto il piacere per un anno di
tenere un corso qua da normale ed era sempre un piacere venire qua. Io sono fiorentina di nascita, sentite, non avete problemi a riconoscere l'accento. Il mio percorso da un punto di vista accademico è abbastanza noioso, quindi non sto a perdere particolarmente tempo su questo. Ma insomma questo anno passato, questo semestre passato con questi viaggi a Pisa è stato, me lo ricordo con grande piacere. Di che cosa vi voglio parlare oggi? Beh, un po' della nostra ricerca, della mia ricerca in particolare, ma che non è soltanto mia, a dispetto di quello che è apparso sulla stampa oggi, in cui il titolo parla delle mie molecole, la ricerca che svolgiamo nel gruppo con tanti collaboratori che vedremo dopo. Forse potrei passare, ecco. Il filo conduttore di questa presentazione sarà il magnetismo, forse un magnetismo un pochino diverso da quello che siete abituati a conoscere, però è indubbio che resta nel magnetismo qualcosa di estremamente affascinante. Io non so se avete avuto per casa, io i miei figli sì, hanno maneggiato, hanno giocato con questi oggetti che si chiama Geomag, e io rimango sempre affascinata come prende in mano un po' di questi pezzetti, di questa forza esercitata a distanza, che è una forza che sì, però la possiamo in qualche maniera comandare, non è come la forza, l'interazione coulombiana, non la vediamo, o è troppo forte, o sì, vabbè, potremmo vedere con i capelli, ma non è niente di così facilmente manipolabile. Ecco, forse un messaggio che vorrei mandare è proprio la facilità con cui si può effettivamente manipolare un po' il magnetismo. Magnetismo affascinante anche per le origini, anche per le origini del nome, neanche i primi cenni sul magnetismo risalgono proprio a quell'immagine che vi ho fatto vedere prima, quella specie di cucchiaio che era il compasso, il compasso è il termine inglese, la bussola cinese, che però non serviva per navigare, serviva semplicemente per orientare le case rispetto al campo magnetico esterno, una specie di bioarchitettura delle origini. Il nome magnetismo non è ancora noto, chiaro, da che cosa deriva. Da quella parte dell'Anatolia, dove erano abbondanti le miniere di materiale, insomma, di pietre, di magnetite, insomma, di rocce magnetiche, oppure si sembra che si potesse chiamare Magnes il pastore i cui chiodi degli scarponi restarono, diciamo, attaccati e sentivano l'attrazione della roccia magnetica. Però, diciamo, quello che ormai già sappiamo, tutti sappiamo, il magnetismo nasce dall'elettrone, da questa particella piccola, subatomica, carica negativamente, che oltre a essere una carica che si muove intorno al nucleo, che quindi, come tutte le correnti, anche classicamente lo sappiamo, generano un campo magnetico, ha anche un campo magnetico, diciamo anche una variabile magnetica intrinseca che è lo spin. Un concetto molto molto profondo da un punto di vista della meccanica, insomma, della fisica delle particelle, che noi tendiamo a rappresentare semplicemente come una trottola che può girare in un senso o nell'altro e che dà luogo a un momento intrinseco che può essere rivolto, in questo caso, verso l'alto o verso il basso. Purtroppo, dice, vabbè, allora cosa ci vuole a fare materiali magnetici? Basta utilizzare lo spin. Tutti gli elettroni sono in tutti gli atomi, l'elettrone ha questo momento magnetico che si chiama spin vuol dire trottola in inglese, non dovrebbe essere una proprietà comune a tutte le sostanze. In realtà no, non è proprio così, perché se uno rimanga un po' quelli che sono stati i corsi anche delle scuole superiori o dell'università, se uno ha seguito qualche corso di scientifico, corso di laurea scientifico, sappiamo che l'atomo è costruito seguendo determinate regole, una delle regole fondamentali è il principio di esclusione di Pauli. Il principio di esclusione di Pauli ci dice che gli elettroni occupano le loro case, che sono gli orbitali, ma le possono occupare soltanto in due elettroni, e questi due elettroni devono avere lo spin antiparallelo. Questo non succede soltanto negli atomi, anche perché noi non è che
diciamo, la materia, la realtà sia costituita, sì, è costituita da atomi, ma non da atomi isolati, da atomi per lo più legati fra di loro. Allora, se gli atomi si legano fra di loro, mi dispiace, si vede poco, però gli elettroni vanno a formare quello che si chiama legame chimico e nel legame chimico tendono ad essere antiparalleli fra di loro. Si appaiono uno su, uno giù, sparisce il momento magnetico. Il sistema, la sostanza diventa diamagnetica. Diamagnetica, come è la maggior parte delle sostanze con cui abbiamo a che fare. Una sostanza particolarmente diamagnetica è la grafite, che ha questi strati di atomi di carbonio legati tra di loro in questo stato bidimensionale, con queste grosse, queste correnti importanti che si muovono all'interno di questi strati. Oppure, per esempio, l'azoto. Se uno ha avuto a che fare con l'azoto liquido e ha provato a versare l'azoto liquido fra le espansioni di una normale calamita, non si è accorto di niente, l'azoto liquido è un liquido che cade per terra. Fortunatamente ci sono anche altre regole per la costruzione dell'atomo, la regola dell'Aufbau, della costruzione della struttura elettronica di un atomo, e è il principio della massima molteplicità di Hund. Questo ci dice che se sono a disposizione due orbitali, cioè due livelli di energia, l'elettrone può occupare dei livelli di energia degli stati che hanno la stessa energia. In questo caso, se avremo più di un elettrone, questi elettroni occuperanno tutti i livelli disponibili e si allineeranno i loro spin paralleli fra di loro. Questo non si verifica molto spesso, ma si verifica in un caso estremamente comune, che è il caso dell'ossigeno. L'ossigeno, a differenza dell'azoto, come atomo non è molto diverso dall'azoto, ma nel momento in cui va a formare la molecola di diossigeno, l'ossigeno quello elementare, quello che respiriamo, beh, in effetti qui troviamo che due elettroni hanno lo stesso spin perché vanno ad occupare, ora qui si vede, poi le altre sono più chiare, vanno ad occupare due stati, due orbitali che sono paralleli fra di loro. Risultato, l'ossigeno è magnetico. L'ossigeno è magnetico e lo vediamo, o meglio, è paramagnetico, e lo vediamo perché se noi proviamo a abbiamo dell'ossigeno liquido e lo versiamo fra l'espansione di un magnete, questo non cade giù, ma resta attratto, come tutti i paramagneti, dal campo magnetico della calamita. Questa in realtà è una lezione quasi di chimica. Dove voglio arrivare? Beh, in realtà non è che lavoriamo tantissimo, almeno in genere, quando pensiamo ai materiali magnetici, pensiamo ad altri tipi di materiali. E queste sono le classificazioni dei materiali. Conosciamo come materiali diamagnetici, paramagnetici, ferromagnetici. Ecco, in questi... un po' chiaro. È in questi tre che magari troviamo dei materiali più interessanti, almeno quelli che troviamo all'interno dei nostri motori, dei nostri alternatori, di cose del genere. Già qui una piccola, perché mi è stato detto va di trovare qualche aneddoto. Beh, un aneddoto un pochino particolare che insomma però è legato un po' alla mia formazione. Qualche anno fa abbiamo fatto insieme al professore Michel Verdaguer un seminario divulgativo sempre su questo magnetismo molecolare, e alla fine della presentazione mi venne posta in francese, era a Parigi questo seminario nell'università di Diderot, e mi venne posta la domanda: ma qual è l'origine dei termini che voi utilizzate? Probabilmente erano qualcuno che aveva una formazione classica, in particolare della parola diamagnetico. E ho detto: ma diamagnetico, la classificazione delle sostanze è stata data da Faraday, e Faraday aveva dato questo nome diamagnetico, poi dia. No, sapevo attraverso, però non è che proprio attraverso, però lì mancava, ma attraverso che cosa? Scherzo, ma rimanemmo un po' perplessi e sinceramente con grande vergogna, una bella risposta non si riuscì a dare. Poi dopo proprio una curiosità chiesi a un professore inglese, ho detto ma l'origine del termine diamagnetico? E qui venne fuori una cosa molto curiosa, che io ho trovato molto curiosa e anche molto confortante, devo dire. Quando Faraday classificò le proprietà delle sostanze del magnetismo, lui voleva chiamare il diamagnetismo, cioè quella proprietà degli elettroni appaiati, che hanno tutte le sostanze, dimagnetismo, perché era la proprietà simile a quella che avevano i dielettrici. Allora ha detto: lo chiamerò dimagnetismo. Però un suo amico
letterato gli disse: no, non puoi chiamare di magnetismo, perché dielettrico viene da diaelettrico, soltanto che sono due vocali e le due vocali si lidono, quindi se vuoi essere corretto lo devi chiamare diamagnetismo. Ecco, mi ha confortato, siccome io vengo da una famiglia abbastanza umile, ho fatto un liceo scientifico in cui non veniva insegnato il latino ma il tedesco. Di questo mi sono sentita, diciamo, inferiore ai miei mentori per tutto, diciamo, per tutta la mia carriera, perché non sapevo il latino, non avevo studiato sufficientemente il latino. Devo dire, essermi ritrovata in compagnia con una persona come Faraday, che ha fatto quello, cioè, che ha scoperto praticamente la base della chimica fisica moderna, ecco, questo mi fa sentire un pochino più tranquilla, che insomma non è necessariamente detto di dover avere una delle basi così profonde per poter andare, o diciamo necessariamente classiche. Certo, è una mia mancanza, ma dobbiamo accettare i nostri lati deboli. Vabbè, andiamo un attimo avanti. Che cos'è che rende i materiali magnetici così importanti? Uno degli aspetti fondamentali, almeno quello su cui si è concentrata la mia attività di ricerca, è il fatto che questi permettono hanno un effetto memoria e quindi permettono di immagazzinare l'informazione. Da che cosa deriva questo? Questo deriva da un concetto che si chiama bistabilità, cioè qui abbiamo il campo magnetico, qui abbiamo la magnetizzazione del sistema. Che cosa significa? Lo vedete questo ciclo aperto? Questo ciclo aperto significa che se io provengo da aver applicato un campo magnetico in una certa direzione, la magnetizzazione avrà una certa direzione, anche quando io non applico più nessun campo, vedete qui sono a zero. Lo stesso provengo da invece un campo applicato nella direzione opposta. Che cosa ottengo? Un stato di magnetizzazione che questa volta è opposto. Sono nella stessa condizione di campo nullo, ma ho una volta il sistema magnetizzato su, una volta magnetizzato giù. Questo si ricorda, quindi il materiale si ricorda la sua storia, e su questo si basa praticamente l'immagazzinamento dell'informazione nei nostri hard disk, nei dischi magnetici. Perché avviene questo? Avviene questo perché il passaggio da uno stato, che possiamo indicare come 0 e 1, avviene attraverso il superamento di una barriera. Noi vogliamo che questa barriera sia abbastanza alta, perché vogliamo che l'informazione che noi immagazziniamo sia sufficientemente stabile, però vogliamo anche essere in grado di poter scrivere rapidamente, facilmente, senza spendere troppa energia. E qui ci sono delle condizioni un po', diciamo, non facili da realizzare tutti contemporaneamente. Beh, in questa foto si vede che cosa era stato previsto nel 1954, cosa era stato previsto per un computer del 2004. Praticamente una stanza di ogni casa doveva essere dedicata a questa specie di marchingegno. Chiaramente le cose non sono andate così, sono andate molto diversamente. Questo è già dagli anni 70, non mi spiace, si vede un po' male, dagli anni 70 un hard disk di 250 kilobyte veniva spostato su un carrello, e chiaramente adesso hanno le dimensioni di una... possono avere dimensioni di poco più di una moneta. Questo è stato possibile perché la ricerca si è sviluppata tantissimo nel campo di quelle che vengono chiamate le nanotecnologie, e qui è un'immagine del premio Nobel Feynman ho ripreso, ormai è stranota, cioè abusata questa frase, la vedremo poi, la riprenderò alla fine, che c'è un sacco di spazio laggiù in fondo, cioè dove c'è spazio? C'è spazio nella dimensione estremamente piccola dove gli scienziati possono riuscire a manipolare e a organizzare la materia a loro volontà. Queste sono un po' le nanotecnologie. Le nanotecnologie hanno beneficiato di grandi scoperte, per esempio la scoperta dell'invenzione in questo caso, del microscopio a scansione a effetto Tandy, che ci ha permesso di vedere gli atomi. Ora qui forse si vede un po' questo come funziona. Beh, è praticamente quello viene chiamato un cantilevere, insomma, una punta che si trova su una asta, diciamo, su una specie di mensola a sbalzo, sarebbe la traduzione di cantilever, e che quindi può essere mossa in altezza e nelle due dimensioni, nel piano, con molta precisione, e questo può seguire la,
per esempio avvicinarsi, in questo caso è una FM, un Atomic Force Microscopy, che funziona con un altro principio, il principio della forza atomica, cioè quando la punta è lontana dall'oggetto, atomo, molecola che sia, vibra con una sua certa costante elastica, una sua frequenza propria, e poi risente invece di quando questa si avvicina ad un oggetto. E la punta, per esempio per quanto riguarda il microscopio a scansione a effetto tunnel, possono essere considerate monoatomiche, quindi non riusciamo ad avere la risoluzione praticamente a livello atomico. Ci sono stati importanti risultati, per esempio, se noi guardiamo quanto è aumentata nel tempo la capacità di immagazzinare informazioni, si vede che questa retta non è una retta, anche se è scala logaritmica, però non ha una pendenza costante. Ci sono state accelerazioni e momenti di saturazione. Un importante momento di accelerazione che è stato negli anni 90, forse i più anziani hanno effettivamente percepito che c'è stato proprio un cambio di passo, un cambio di dimensioni, di capacità anche proprio nell'informatica, è derivato dall'introduzione di nuove testine di lettura che si basavano su un principio, su studi fondamentali fatti da Albert Fehr e Peter Grunberg, sugli effetti magnetici sul trasporto elettrico, cioè sulla conduzione elettrica, che avevano delle particolari strutture di nuovo di dimensione nanometrica che costituiti attraverso degli strati alternati con proprietà diverse, permettevano di rivelare momenti magnetici estremamente piccoli, e questo ha permesso di ridurre drasticamente le dimensioni delle nostre testine e quindi di avere computer molto più leggeri, molto più portatili, molto meno, anche che richiedono molto meno energia. Questo, vabbè, ora, tanto per darvi un'idea, a che punto è la tecnologia? La tecnologia sembra aver raggiunto delle cose, delle proprietà, diciamo, eccellenti, cioè delle performance eccellenti, proprio delle specifiche difficilmente migliorabili, e lo si vede bene se si cerca di fare una trasposizione da quello che succede nel nostro hard disk a quello che succede, cioè ad una dimensione macroscopica. Per esempio, se noi consideriamo la testina che va a leggere l'informazione che abbiamo, la mail o la fotografia che abbiamo salvato sul nostro hard disk, e consideriamo che la testina abbia le dimensioni di un Boeing, voi vedete in questa slide che in realtà sta facendo delle cose pazzesche questo Boeing. Questo Boeing sta viaggiando a una velocità altro che supersonica, 800 volte la velocità del suono, ma sta viaggiando a una distanza, per rendersi conto dell'importanza anche della tecnologia che c'è dietro, sta viaggiando a una distanza di pochi millimetri dal suolo. E nonostante questo riesce a contare, a vedere dei fili d'erba e contando tutti i fili d'erba dell'Irlanda ne sbaglia 10. E questo secondo me è una cosa spettacolare. Detto questo, uno dice, e tutto questo anche a costi relativamente vantaggiosi. Allora dice, vabbè, allora che bisogno c'è di andare oltre? C'è bisogno di andare oltre? Beh, un po' c'è bisogno di andare oltre, perché stiamo arrivando di nuovo la curva sta piano piano di nuovo arrivando a saturazione, diciamo, in chimica, cioè non cresce più e non può più crescere se non cambiamo qualche cosa di fondamentale. L'altro motivo è un problema legato alla stabilità dell'informazione che immagazziniamo, al consumo di energia, cioè noi adesso stiamo, è vero, tutti abbiamo uno smartphone, un tablet, un computer, ma noi, cioè il nord del mondo, non il sud del mondo, cioè se pensiamo anche a che queste effettivamente queste tecnologie debbano essere distribuite e diffuse su tutta la popolazione, è chiaro che non possono più essere né ai costi, non solo ai costi finali, ma nemmeno ai costi da un punto di vista energetico né di risorse. Quindi c'è ancora un spazio, diciamo, per ricerca in questo settore. Ma uno può chiedere in che cosa una persona come me, diciamo, qual è stato il mio contributo in questa ricerca?
O meglio, qual è il risultato, la scoperta scientifica che mi ha cambiato la vita? La scoperta che mi ha cambiato la vita dal punto di vista della mia ricerca è riassunta in questo articolo pubblicato da Nature negli anni, avevo appena finito il dottorato di ricerca nel 93. E che cosa dice cosa racconta questo articolo? Questo articolo racconta una cosa un po' a cui non avevano pensato chi si era occupato prima di magnetismo, cioè che in realtà per avere questo effetto memoria non era necessario prendere tanti atomi, cioè tipo un pezzettino di ferro, un pezzettino di ossido di cromo, un pezzettino di ossido di cobalto, oppure dell'ossido di ferro, ma non era necessario avere un qualche cosa di macroscopico. Una singola molecola poteva fare esattamente la stessa cosa. E da qui credo che non abbia cambiato soltanto la mia attività di ricerca. Di nuovo, forse la risoluzione non è molto alta, ma questo è il grafico del numero di citazioni che questo articolo ha ricevuto nel tempo, proprio questo articolo. Voi vedete, è stato pubblicato, forse questo lo fa solo negli ultimi 20 anni, quindi parte dal 97, e vedete che questo particolare risultato ha continuato ad attrarre. Cosa vuol dire questa citazione? Questa citazione vuol dire che qualche altro ricercatore nella sua ricerca ha avuto bisogno di questo dato per poter svolgere la sua ricerca. E questo dimostra come ci dà una misura di quanto questo risultato abbia avuto un impatto sullo sviluppo di questo settore scientifico. Ho notato in questa occasione che per la prima volta, per 2 anni, ovviamente ci sono delle oscillazioni, perché non tutti gli anni sono anni, magari più ricercatori lavorano nel settore o meno. Questo è il secondo anno in cui c'è una leggera decrescita del numero di citazioni. Bene, vuol dire che stiamo andando oltre e che qualche cosa di meglio di nuovo attrae gli interessi. Mi ha cambiato la vita, in che modo? Sono sempre il solito docente, sempre il solito ricercatore che fa sempre il suo lavoro di topo di biblioteca, di laboratorio, ma non perché sto lì a essere, mi fanno esperimenti su di me, ma perché semplicemente stiamo sempre lì a lavorare con i nostri strumenti, a cercare sempre cose nuove. Ho avuto anche molti riconoscimenti per questo, per la mia attività di ricerca in generale, non solo per questo, però questo è stato sicuramente quello che ha un po' dato vita a tutta una certa attenzione. Non è stato facile attrarre l'attenzione, io sono un chimico e secondo me vale la regola, stranota, per cui i fisici ascoltano Dio, no, i fisici ascoltano solo i matematici ascoltano soltanto Dio. Io dico che i chimici sono orgogliosi di conoscere la fisica, i fisici, spero non ci siano fisici che si sentono offesi, i fisici sono invece orgogliosi di non conoscere la chimica, cioè c'è effettivamente un senso di inferiorità dei chimici nei rispetti dei fisici. Quindi io venivo vista, forse c'era anche un po' di pregiudizio di genere, ragazza, giovane, chimica, e io cercavo di coinvolgere questi grandi nomi della fisica del magnetismo dicendo: guardate che secondo me qua c'è qualche cosa di interessante. Non so quante scuole mi sono iscritta per poter parlare con i docenti dell'epoca, e devo dire che in questo ho completamente fallito, e soltanto quando un fisico, Jacques Villain, accademico delle scienze francese, è venuto a Firenze e lui si è interessato, nel momento in cui lui ha messo la bandierina sul soggetto, lì mi si è aperto il mondo. Quindi ho avuto anche molta fortuna, perché se lui non fosse passato da Firenze, non avesse avuto il modo di coinvolgerlo, di lavorare, di far vedere che la mia ricerca interessava una persona così importante, non avrebbe avuto probabilmente lo stesso decorso. Questo mi dispiace, vedo dei giovani, ci vuole anche un pochino di fortuna. Io devo dire che ce l'ho avuta. Tanti premi, non sto a elencarli, mi fa piacere ricordarne uno. Mi fa piacere ricordarle questo in particolare, che ho ricevuto l'anno scorso dal Comune di Firenze, dal Sindaco di Firenze,
il fiorino d'oro. Ma devo dire che a me, sinceramente, fa anche molto piacere questa spillettina, che è la spillettina dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Perché per puro caso, allora lì il sindaco di Firenze premiava me e la professoressa Banci, altra docente fiorentina di chimica, per un riconoscimento che avevamo avuto dalla IUPAC, la IUPAC che Institute of Pure and Applied Chemistry, quello dei nomi, della nomenclatura chimica, quell'ente terribile che stabilisce le regole della nomenclatura chimica. Ci avevano dato questo premio importante, così il Comune di Firenze ha voluto riconoscere. Per caso, nella stessa occasione, oltre a noi e ad altre persone, venivano premiati anche quelli che forse ormai sono gli ultimi superstiti di un'epoca che è stata la liberazione di Firenze, e lì mi sono veramente un po' commossa, perché devo dire che è un po' chiuso il cerchio della tradizione di famiglia. Come vi dicevo prima, io vengo da una famiglia umile, di origini umili, o diciamo, sì, potrei dire praticamente proletarie. Mio nonno però durante i giorni dell'agosto del 44, quando Firenze venne liberata, era pompiere, e per salvare delle persone che erano bloccate su un ponte minato e erano rimaste ferite, una donna e una bambina, provò ad andare a salvarlo, e con questo diciamo ci rimise la vita. E infatti è intestata a suo nome, la caserma di Firenze dei pompieri è intestata a suo nome. Quindi in qualche maniera essermi ritrovata ad essere premiata con quelli che erano forse i coetanei anche di mio padre, perché mio padre poi mi portava nel cimitero monumentale di Firenze, mi raccontava di vari suoi amici che avevano perso la vita in quei pochi giorni di liberazione di Firenze, ecco, mi ha fatto particolarmente piacere, perché mi ha detto, vabbè, insomma, ognuno porta un proprio contributo, deve fare quello che sa fare, io faccio questo. Certo, insomma, ci sono persone che hanno dato molto di più di me per me, e molto più meritevoli di questi premi. Velocemente, che cosa riguarda questa scoperta? Molto, praticamente mi capitò di studiare il magnetismo di una molecola, e questo magnetismo di questa molecola, dicevo, ma cosa succede all'interno di questa? Era una molecola che conteneva degli ioni manganese e un ione acetato, praticamente aceto di vino, non era nemmeno l'anione dell'aceto di vino, insomma, una sostanza relativamente semplice. La cosa un pochino particolare è che gli spin dei singoli pezzettini che costituivano la molecola, in questo caso, si allineavano tutti paralleli fra di loro, e portavano ad uno spin che era più grande di quelli che comunemente troviamo in natura. E questo dava luogo ad una barriera, che, se vi ricordate il muro che vi ho fatto vedere prima, dava luogo ad una barriera, e questa barriera è proprio quella alla base dell'immagazzinamento dell'informazione. Quindi per la prima volta era stato possibile, lo vedete qua, di nuovo quel fenomeno di cui vi ho parlato prima, che si chiama isteresi, ma questa volta non era una caratteristica di un ossido, di un metallo, di una struttura estesa, ma era la caratteristica della molecola. Perché è stato importante questo? Non ci sono ancora computer che funzionano con queste molecole, perché in realtà questo fenomeno lo vediamo a temperature troppo basse. Però è stato estremamente interessante, perché era un oggetto quantistico. E allora si potevano vedere e studiare tantissimi fenomeni che in realtà i fisici stavano cercando di studiare, ma in realtà non avevano i materiali giusti, avevano i materiali sbagliati, e quindi non riuscivano a caratterizzarli. E questa è stata una cosa importante, perché ha aperto la strada poi a tutta un'altra serie di scoperte che si sono susseguite. Io mi dispiace veramente, non pensavo fosse una risoluzione così. Questo è la rivista Nature, ha fatto una specie di linea del tempo, timeline, di linea del tempo e ha messo le pietre miliari nella ricerca nel magnetismo, o meglio sullo spin, e ha effettivamente messo questo risultato fra uno degli ultimi risultati, perché poi dopo, insomma, magari adesso ce ne sono altri, ma io faccio riferimento a questa pubblicazione. Quindi chiaramente è stata recepita come una cosa veramente dirompente per quanto riguarda il magnetismo. Non siamo stati, siamo stati bravi come chimici, e abbiamo costruito molecole molto belle con tanti spin accoppiati.
Dei momenti magnetici grandi grandi, purtroppo ancora siamo lontani da avere delle temperature effettivamente operative. Qui vediamo che le temperature sono rimaste effettivamente molto piuttosto basse. La mia ricerca ha riguardato anche un altro aspetto, ma di cui non parlerò, che riguarda gli ioni delle terre rare, le cosiddette terre rare, l'antanidi, il monopolio cinese sulle terre rare, qualcuno l'avrà sentito parlare. Un altro aspetto affascinante, un altro pezzetto della tavola periodica, però oggi non ho tempo per parlarne. Più recentemente invece ci siamo occupati di, non possiamo andare, cioè se queste molecole non le possiamo utilizzare ancora per immagazzinare l'informazione, però in un computer abbiamo bisogno anche di fare altre cose, abbiamo bisogno di fare operazioni, non soltanto di lasciar lì la memoria per immagazzinamento. E anche qui ci sono nuove aperture che riguardano proprio i computer quantistici. I computer quantistici cominciano ad esserci delle realizzazioni. Che cos'ha? Per realizzare un computer quantistico che si basa anche sugli algoritmi quantistici c'è tantissimi ricercatori e tantissimi aspetti da seguire. Però di nuovo siamo chimici, andiamo alla base, alle fondamenta, ai mattoncini, e qui il mattoncino è un sistema a due livelli che ha la caratteristica di poter essere non soltanto bianco, nero, su, giù, 0, 1, ma che può essere preparato, cioè deve poter essere preparato da noi in una qualunque combinazione di questi due stati. Quindi è un sistema molto più ricco, molto più anche con molte più potenzialità rispetto al normale nanoparticella magnetica, che è quello che attualmente utilizziamo nei nostri computer, oppure il semplice condensatore che viene utilizzato. Non è facile realizzare questi oggetti, ci sono vari tipi di realizzazione, però dobbiamo di nuovo sottostare a delle richieste molto, molto stringenti. In particolare queste richieste sono che deve essere per tempi molto lunghi stabile l'informazione, ma deve essere stabile per un tempo sufficientemente lungo da permetterci di operarci sopra. Con che cosa viene fatto? Con cosa vengono realizzati questi computer? Possono venire realizzati con vari tipi di oggetti, possono essere i fotoni. I fotoni forse sono la realizzazione più semplice di un oggetto che può assumere due stati, perché la luce sappiamo può essere polarizzata circolarmente, per esempio levo giro, destro gira, e in questo caso noi abbiamo un sistema a due livelli. Però anche lo spin è un bel sistema a due livelli, l'abbiamo visto all'inizio, cioè proprio e il vantaggio del magnetismo è che noi abbiamo il campo magnetico esterno generato da una corrente che è facilmente, è uno strumento molto molto versatile nelle nostre mani. Quindi gli spin continuano ad interessare per questo tipo di applicazioni. Attualmente gli studi si concentrano su difetti all'interno del silicio, difetti all'interno del diamante, però non è facile, insomma, chi ha un pochino di conoscenze chimiche dice sì, sono dei difetti, ma sono dei difetti che distribuisco un pochino a caso. Più interessante invece se noi riusciamo a organizzare questi spin come vogliamo, e l'abbiamo già dimostrato precedentemente che ci possiamo arrivare. Quindi c'è di nuovo questa ricerca, perché possiamo effettivamente controllare il modo con cui questi spin un mezzo si parlano, perché sia utilizzabile un bit quantistico non solo deve soddisfare certe regole, ma deve anche interagire con gli altri qubit, altrimenti non lo possiamo sfruttare. Non so se qualcuno ha letto da qualche parte, se è molto importante la quantum computation per quanto riguarda la possibilità di crittografia quantistica. È veramente fondamentale, perché uno degli aspetti importanti è anche quello della sicurezza dell'informazione, che noi tutti noi siamo, perdiamo la nostra privacy continuamente. Cioè, c'è alcuni aspetti, ma non ci interessa, ma insomma, se anche mi arriva l'annuncio pubblicitario proprio delle scarpe per correre, perché hanno capito che io sono una che va a correre, mi fa anche comodo, però su altri aspetti può essere effettivamente un problema. Quindi è molto sentito il problema, più andiamo verso un'era digitale, più abbiamo il problema della,
di sicurezza dell'informazione dei dati. E noi anche questa volta, vedete, ci siamo occupati di molecole, quindi vedete gli atomi organizzati in una certa cerchiamo di controllare, di mettere, in questo caso ci siamo interessati a una molecola estremamente semplice per i chimici, se c'è qualche chimico fra l'audience oltre a quelli della prima fila, un vanadile. Ma che cosa ha il vanadile di interessante? Ha questo legame, doppio legame fra il vanadio e l'ossigeno, che crediamo possa essere molto importante per stabilizzare proprio la coerenza quantistica all'interno di queste molecole. Quindi ci occupiamo di varie tecniche, cerchiamo di caratterizzarlo, questa è una bella realizzazione di una dottoranda, un cubo con dentro un qubit, e le pareti del cubo sono tutte le tecniche che noi dobbiamo utilizzare per caratterizzare questi sistemi, che vanno dalle risonanze magnetiche, simili a quelle, ma soltanto fatta con l'elettrone, non con il nucleo, quindi risonanza magnetica elettronica, magnetometrie varie, di nuovo il microscopio a scansione di sonda. E qui abbiamo ottenuto anche qui qualche altro risultato. Giusto per darvi un'idea, ma fino adesso vi ho parlato di molecole, però un altro problema che si pone è come facciamo a leggere e scrivere su una singola molecola. Il campo magnetico, proprio quello generato dal geomag, dalla calamita, non è facilmente confinabile nello spazio, quindi abbiamo difficoltà a dire no, devono scrivere su quella molecola. E qui perdiamo qualche cosa con il campo magnetico, ma lo riacquistiamo se lavoriamo col campo elettrico, perché il campo elettrico sotto una punta è estremamente localizzato e quindi lo possiamo sfruttare. Per poterlo sfruttare però dobbiamo depositare le molecole su una superficie, e come diceva Wolfgang Pauli, quando parliamo di superficie, cioè se i cristalli sono una creazione di Dio, allora la superficie è stata creata dal diavolo, perché effettivamente per i chimici le superfici sono bellissime, ma sono estremamente reattive. E questo ci ha richiesto a noi, a tutta la comunità, di fare tanti sforzi per capire se le molecole effettivamente su una superficie sono stabili, possono essere utilizzate, mantengono le stesse proprietà. L'altro aspetto importante è che quando passiamo dallo stato solido alle superfici, il costo della ricerca aumenta, è il contrario, il volume si stringe, perché andiamo in due dimensioni invece di tre dimensioni, ma la montagna di soldi che servono è veramente alta. Fortunatamente abbiamo avuto un finanziamento, questo è dell'European Research Council, del panel di fisica, ma insomma noi abbiamo fatto una ricerca all'interfaccia tra la chimica e la fisica, che ci ha permesso effettivamente di andare a studiare le molecole direttamente depositate su superfici metalliche, ossidi, eccetera. E con questo però non bastava che lo potevamo fare in casa, luce di sincrotrone, grandi strumenti, le grandi facilities europee o comunque mondiali sono una grande risorsa per noi scienziati, ci spostiamo, andiamo per esempio in questo bellissimo prato in Svizzera, questo è una specie di bunker dove vengono accelerati gli elettroni, non è il CERN, è un'altra struttura molto molto più piccola, accelerati elettroni producono durante la loro accelerazione e la loro deviazione producono una radiazione X molto intensa, e questa radiazione X molto intensa noi la facciamo interagire con i nostri atomi e le nostre molecole, e riusciamo a leggere il magnetismo delle molecole in superficie attraverso un fenomeno interessante. Vabbè, andiamo a contare gli elettroni che il sistema perde per effetto di questo assorbimento. Quindi una cosa interessante, un modo nuovo per noi, ma noto nella letteratura, ma comunque nuovo per noi, di studiare il magnetismo attraverso la luce. Magnetismo attraverso la luce, ecco, con questo abbiamo ottenuto altri risultati importanti, ma non è importante, vorrei concludere sull'aspetto forse legato all'origine della vita. Dice, ma che c'entra l'origine della vita con quello che ci ha detto fino adesso? Luce e magnetismo. L'avete visto, ci siamo arrivati in fondo, avevamo bisogno anche di questa radiazione. In realtà c'è un aspetto abbastanza interessante e ancora non proprio completamente investigato, completamente chiaro, che riguarda le sostanze o i materiali che sono chirali. Qui anche un ignorante come me sa qual è l'origine del termine chirale, che deriva da mano, perché sappiamo che le nostre mani non sono
sovrapponibili, cioè le due immagini speculari non sono identiche, sono una l'immagine speculare ma non sovrapponibili. Se prendiamo non so, a casa mia succede sempre con tre figli maschi, non esistono, esistono solo guanti sinistri, tutti guanti destri, poi mi hanno spiegato la teoria perché il destro hai bisogno di utilizzare perché fai le cose con le destre e quindi cade, e quindi tutti guanti destri sono spariti da casa, quindi tutti guanti sinistri ma ce ne facciamo ben poco perché le mani sono chirali. Sono chirali le molecole, questo si studia alle superiori, nei corsi di chimica, si studia chimica organica, alcune molecole sono chirali, in particolare l'atomo di carbonio che ha quattro sostituenti che stanno fuori, non stanno in un piano, e se sono quattro sostituenti diversi la molecola si dice chirali, anche un'elica è chirale. In genere due molecole che sono come le due mani, ma le nostre due mani sono identiche, finché noi non cerchiamo di mettere in filare il guanto sbagliato non ci accorgiamo che effettivamente una mano è diversa dall'altra. Così succede per le molecole sono chirali ma sono identiche, per esempio hanno lo stesso punto di fusione, hanno la stessa energia, hanno le stesse proprietà chimiche. Quando è che ci accorgiamo se una molecola ha una chiralità o ha l'altra chiralità? Quando la facciamo interagire con un altro oggetto chirale, per esempio la mano con il guanto, la vite con, cioè il bullone con il suo dado, allora lì ci accorgiamo effettivamente, possiamo riconoscere fra i due. E questa è una cosa che comunemente i chimici organici o anche insomma, chi si occupa di chiralità fa comunemente. Che cosa succede se noi ci aggiungiamo il magnetismo? Qui succede un qualche cosa di particolare, perché vedete, perché io possa riconoscere le due oggetti chirali, io ho bisogno che la luce sia a sua volta chirale. Quindi un'elica, l'elica dei fotoni, che riconosce l'elica della molecola, la struttura chirale della molecola. Ma se io ci metto anche il magnetismo, allora quello che succede è che non è più necessario che utilizzi una luce polarizzata. Anche la luce non polarizzata interagisce in maniera diversa, a secondo della chiralità e della magnetizzazione dell'oggetto. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che cosa noi intendiamo con interagisce? Vuol dire per esempio essere assorbita in maniera diversa. Quindi la luce polarizzata circolarmente venga assorbita in maniera diversa da due oggetti chirali, questo è sempre noto da tantissimo tempo. Mentre da molto meno tempo, tanto la prima osservazione è solo del 97, mostra una luce non polarizzata che viene assorbita in maniera diversa. Questa è una cosa curiosa perché io posso invertire, cioè posso modificare l'assorbimento di luce non polarizzata applicando un campo magnetico. E questo da un punto di vista anche di prospettive in fotonica, cioè nelle tecnologie che si basano sulla luce, è abbastanza importante. Ci sono vari studi su questo argomento, non ho tempo di entrare, non sapevo se c'erano persone un pochino, perché c'è una certa tradizione qua a Pisa di ricerca, una tradizione anche forte, insomma molti docenti si occupano di questo argomento. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo studiato un'elica di nuovo molecolare, dove di nuovo abbiamo messo che cosa? Degli atomi, questi sono atomi di cobalto, con delle loro frecce, lo spin. Questo spin, anzi in questo caso lo spin è un po' di momento orbitato, ma insomma queste frecce di questi momenti magnetici che formano a loro volta un'elica. Abbiamo utilizzato le due eliche, perché è possibile ottenere le due eliche, e siamo andati a studiarle di nuovo con la luce di sincrotrone. E con la luce di sincrotrone, ora salto un po' per queste diapositive, sono un pochino più tecniche, con la luce di sincrotrone che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto, ecco questo si chiama dicroismo, è la differenza dell'assorbimento. Che cosa stanno a significare queste? Allora, in alto voi vedete l'assorbimento con la luce polarizzata circolarmente. Abbiamo preso l'elica destra, l'elica sinistra, vedete che cambia segno, la curva cambia segno, quello che ci aspettavamo, normale. Abbiamo magnetizzato il sistema e abbiamo misurato sempre con la luce polarizzata circolarmente. Se prendiamo il destro o il sinistro danno la stessa cosa, perché qui è la magnetizzazione che conta. Se invece utilizziamo la luce non polarizzata e il nostro sistema è contemporaneamente magnetico e chirale, vedete che abbiamo un assorbimento che di nuovo cambia segno.
Dice, ma vabbè, cos'è di interessante in questo? L'interessante in questo è che questo effetto è stato trovato in questo particolare sistema essere molto molto forte, mentre i dati riportati in letteratura erano tutti un effetto che era, come posso dire, quasi un prodotto di due effetti deboli. In questo caso l'effetto è forte. L'effetto è forte, anche questo è stato abbastanza riconosciuto come risultato importante. Dice, ma perché l'origine della vita? Beh, non so se qualcuno ha letto Alice attraverso lo specchio. A un certo punto Alice chiede al gatto: gatto, ma secondo te che sapore ci avrà il latte dall'altra parte dello specchio? La domanda che poneva Alice, che poneva Lewis Carroll, faceva porre ad Alice, in realtà è una domanda estremamente, lui non aveva idea né della struttura degli atomi, né della struttura del DNA, non aveva informazione, però era già in qualche maniera una domanda molto, molto importante, perché in effetti noi sappiamo che se noi prendiamo di una sostanza, scusate, come il limonene, come il limonene, una sostanza organica che è alla base dell'odore degli agrumi, se è in uno dei suoi isomeri ottici, se prendiamo l'altro ha l'odore di gemma di fino, diciamo simile a quello del bips, non è proprio. Quindi che cosa significa questo? Significa che noi siamo chirali e noi riconosciamo, i nostri sensori riconoscono le due molecole come diverse, anche se le due molecole da un punto di vista chimico e fisico sono identiche. Questo però tutti noi sentiamo che uno dei due enantiomeri dà l'odore o il sapore di limone, mentre l'altro dà il sapore di olio di essenza di pino. Questo per quale motivo? Perché in effetti tutta la vita sulla Terra, e qui Primo Levi si sottolinea questo aspetto di questa grande domanda, tutta la vita della Terra si è sviluppata con la stessa chiralità. E perché sulla vita sulla Terra c'è soltanto una chiralità? Perché non si sono sviluppate entrambe? E perché tutti noi abbiamo lo stesso tipo di DNA, tutti gli zuccheri di un certo tipo, tutti gli aminoacidi sono di un altro tipo? Non esistono le immagini speculari. Tanto che io sono più o meno nata in quegli anni, insomma, persone poco più anziane di me, è comune trovare persone che hanno arti poco sviluppati proprio perché fu distribuito un farmaco non in uno dei due enantiomeri, ma entrambi gli enantiomeri. Un enantiomero curava, l'altro dava luogo invece a gravi malformazioni se era assunto da donna incinta, il focomelismo. Per dire, ci sono aspetti, uno può essere un problema soltanto di gusto o di sapore, ma invece in realtà è un problema veramente che ha delle conseguenze, può avere anche delle conseguenze gravi. Perché soltanto una chiralità? In realtà non c'è una facile spiegazione a questo, perché i due enantiomeri hanno la stessa energia, quindi ammesso che non abbiano, cioè che la vita quando si è sviluppata abbia interagito con qualche cosa che era già chirale, si sarebbe dovuta sviluppare con le due chiralità contemporaneamente. Esiste una, questo si chiama la teoria, vabbè, il teorema di TPC, cioè devono essere rispettate alcune simmetrie in fisica. Sappiamo però che, per esempio, se fosse arrivata sulla Terra luce polarizzata, allora non è possibile aumentare, diciamo, stabilizzare uno degli due enantiomeri rispetto agli altri. La luce del Sole però sulla Terra non è polarizzata, arriva mediamente non polarizzata. Quindi la vita potrebbe aver avuto origine fuori dalla Terra, per esempio vicino ad altre stelle, dove altre stelle invece generano luce polarizzata. Questa potrebbe essere una spiegazione. Altre spiegazioni, e una possibile spiegazione è proprio l'effetto di cui vi ho raccontato, perché in quel caso non è necessario avere una luce polarizzata, anche la luce non polarizzata, quindi se la vita fosse stata generata in presenza del campo magnetico, di un campo magnetico stabile, quindi in tempi relativamente brevi,
in cui il campo magnetico terrestre è stato un campo magnetico stabile, non oscilla, e avesse avuto luogo, diciamo, contenente, utilizzando, cioè sfruttando, avendo al suo interno anche elementi, atomi, che portatori di un momento magnetico, allora questo dicroismo magneto-chirale significa che una certa chiralità magnetica all'interno del campo magnetico avrebbe potuto assorbire la luce in una quantità maggiore rispetto all'altra chiralità. Luce, sappiamo, è vita, è energia, assorbimento della luce solare, tutto quello che è energia sulla Terra deriva dal Sole, nonostante tutto, dalle reazioni nucleari che avvengono nel Sole. Quindi questo fenomeno avrebbe potuto, è una delle possibili spiegazioni dell'omo chiralità sulla Terra, che non è, non, ovviamente anche questa teoria è tutt'altra, è tutta da dimostrare, poi io non mi occupo né di cosmologia, mi occupo semplicemente di chimica, mi occupo di mettere gli atomi uno in fila dietro all'altro per cercare di imporre alla materia delle proprietà interessanti. Certo, è un fenomeno da studiare, noi lo stiamo studiando, ci stiamo un po' rompendo la testa su questo fenomeno perché non riusciamo a capire perché è così forte in quel particolare sostanza che vi ho fatto vedere prima, mentre è debole o non rilevabile in molte altre. È una ricerca che stiamo ancora cercando di mandare avanti. Così ci piace l'ordine, sarebbe interessante anche riempire, perché c'è, diciamo, una tabella dei fenomeni di interazione fra materia e luce, ci sono tutti i fenomeni e ci sono tutti i fenomeni inversi. Osservare il fenomeno inverso, quello ancora non è mai stato osservato, potrebbe essere per eleganza infilare l'ultimo pezzetto nel puzzle. Però ecco, io non so se era questo che vi aspettavate da questo viaggio attraverso il magnetismo delle molecole, e questo vi volevo raccontare. Ovviamente abbiamo ottenuto dei risultati importanti, sicuramente le molecole non sono mie, la ricerca è la ricerca possiamo fare soltanto in gruppo, è veramente uno sforzo comune che facciamo. Il gruppo riesco abbastanza bene a motivarlo, lo motivo anche fuori dal laboratorio. Questa è l'attività ludico-motoria del gruppo. Non so se conoscete questa iniziativa Corri la Vita a Firenze, c'è una raccolta di fondi per la ricerca sul cancro, in particolare sul tumore al seno, e quindi tutto chi, o almeno obbligo buona parte dei miei collaboratori a fare delle corse di medio lungo, insomma sui 10-12 km intorno a Firenze, quindi un momento molto, molto importante. Qui non si vede un collaboratore qui presente, che ormai è diventato pisano d'adozione, che mi fa piacere ricordare, insomma, è qui fra noi, non perché non partecipi a queste iniziative, ma semplicemente arriva tardi, dopo è stata fatta la foto e quindi non compare nella foto, è Francesco Pineide, e un grazie in particolare ho riservato al mio supervisore di tesi, il mio maestro, il mio mentore, insomma quello che mi ha seguito e mi ha trasmesso tantissimo più che altro come si affronta proprio la scienza, e in particolare un consiglio che vedete, ritorniamo alla famosa frase di Richard Feynman, stranoter, c'è un sacco di posto laggiù in fondo. Il suo consiglio minore è: c'è un sacco di posto là nel mezzo, cioè nel campo, nel settore della chimica, cioè nel cercare di avere degli oggetti discreti ma ingegnerizzati, cioè le molecole, in particolare le molecole magnetiche, dove possiamo far interagire un numero finito, esatto, controllato, conosciuto di centri magnetici, che è un pochino diverso che lavorare invece con, come vi dicevo, con ossidi o metalli, insomma, qui in realtà il reticolo è un reticolo esteso all'infinito. E con questo vi ringrazio per l'attenzione e spero di non avervi annoiato.
Grazie alla professoressa Roberta Sessoli per questa lezione sulle proprietà magnetiche delle molecole, che passa, insomma, che ha affrontato un po' la chimica, la fisica, con risvolte nella tecnologia, l'origine della vita, quindi sicuramente molto multidisciplinare. E passo la parola a voi se avete delle domande per la professoressa. Sì. Dunque, la domanda probabilmente esula, è tangente all'argomento. Dunque, abbiamo parlato di magnetismo e molecole biologiche. Allora, pensando alle molecole biologiche, io penso subito all'acqua. E la mia curiosità è questa: c'è nessuno che studia o considera la problematica di comportamento magnetico dell'acqua in occasione dei cambiamenti della fase, cioè da solido, gassoso, liquido? Allora, in realtà a Firenze c'è stato il professor Piccardi che ha studiato tantissimo l'acqua proprio nelle sì, varie non parti. È semplice l'acqua. Non è semplice. Devo dire che i risultati restano ancora un po'... Per esempio, tutti noi, quando compriamo la lavatrice, ci viene venduto mettete questo magnete sulla... Sì. Sì. sul tubo per il calcare. Sul tubo d'ingresso. Quindi, se ci posso... Sicuramente ci sono degli effetti anche su quelle sostanze che non hanno elettroni sbagliati, perché l'acqua non ha elettroni sbagliati, come non ha elettroni sbagliati il carbonato di calcio, che però si può formarsi, può avere però un diamagnetismo diverso se si trova sotto forma di calcite o sotto forma di aragonite, uno è più solubile, uno è meno solubile. Non mi sono occupata molto sinceramente di questi aspetti, sono andata un po' più sugli elettroni, ecco, dove effettivamente questo. Sono effetti più deboli, quindi bisogna effettivamente stare molto attenti a quello che viene raccolto, perché sono spesso inquinati da, cioè per esempio, sì. Quanto le impurezze magnetiche per esempio sono importanti anche in questo effetto, cioè c'è comunque del ferro e c'è comunque precipitato insieme al carbonato di calcio, ci sono ioni dei metalli di transizione, sono in quantità in tracce, non pericolosi per la salute né niente, ma ci sono, cioè tutte le nostre acque contengono. Ecco, quanto è importante il peso di ancora elementi che hanno ancora degli elettroni sbagliati? Questo non le so dare una... Forse sarebbe interessante coinvolgere qualche meteorologo per la formazione di nubi, per quello. Sì, penso ci siamo. Ora io lavoro un pochino più sulla stato solido, quindi all'aspetto, però sicuramente diciamo c'è ancora un aspetto assolutamente pragmatico. Per esempio, le cellule della cornea vengono, cioè i trapianti di cornea e il tessuto della cornea viene cresciuto sotto campi magnetici. Perché le cellule crescono molto meglio, ci sono esperimenti fatti a Grenoble dove c'è questo laboratorio di campi magnetici intensi, che ci sono dei magneti che vengono prenotati per una settimana per far crescere del tessuto, sì, studiare la crescita. Purtroppo questo lascia campo al paranormale, purtroppo però questo, bisogna, ecco, rimaniamo mesmerismo, certo. Magnetico è tutto. Infatti, cioè, appunto per quello varrebbe la pena di studiarlo proprio razionalmente in dettaglio. Ma forse ci sono effettivamente persone. Ora, questa è più una mia mancanza, che insomma mi sono focalizzata su altri tipi di materiali. Comunque, grazie. Ci sono altre domande? Io sono un biologo. E quindi sono venuto a sentire interessato dalle applicazioni, diciamo, dalla fase successiva, che pensavo avrebbe avuto poi il seminario, relativa all'orientamento animale. Ah, l'orientamento animale. Però ho due dubbi che mi sono venuti in mente con quelle conoscenze di base di fisica elementare che ho, che sono molto semplici. Una è questa: che effetto fa il passaggio della luce attraverso l'acqua? Cioè, c'è una certa polarizzazione. Siccome la vita si è evoluta in ambiente acquatico, la scelta, la dominanza di una forma, di un orientamento rispetto a un altro, potrebbe dipendere dal fatto che la luce, passando nell'acqua, subisce una certa polarizzazione o no? No, non penso polarizzazione particolare. Questo non saprei. Direi di no, non vedo come possa essere
cioè l'acqua da questo punto di vista non è chirale, non ha questo, okay, non ha questo effetto. Per quanto riguarda l'orientamento ci sono studi molto interessanti, infatti in realtà la maggior parte diciamo, dell'orientamento animale si basa effettivamente su delle nanoparticelle, sui magnetosomi, su questi, sono dei batteri anche, insomma sono catene, sono particelle magnetiche che si trovano all'interno di queste cellule, della cellula, che permettono, però ecco, io non mi occupo proprio di magnetismo animale, però già nel nostro laboratorio ci sono persone che si occupano di un aspetto estremamente interessante, che è quello dell'ipertermia magnetica, per esempio per la cura dei tumori. Noi abbiamo al nostro interno delle particelle magnetiche, le particelle magnetiche che noi abbiamo sono il cuore della ferritina, all'interno della ferritina. Noi abbiamo bisogno di immagazzinare il ferro sotto forma di questa palla, nanoparticella di ossido di ferro, ferritina, coperta da delle proteine, in maniera che se per qualche motivo abbiamo un'improvvisa emorragia, il ferro può venire liberato. Ferro, se lo accumulassimo così e lo lasciassimo libero, sarebbe tossico, invece viene accumulato. Per esempio la ferritina è soggetta ai campi magnetici, quindi anche noi siamo soggetti, non come i piccioni, non come i magnetosomi, forse non come i talitri o altri animali che vengono studiati, però chiaramente anche nel nostro interno abbiamo particelle. Se usiamo particolari particelle magnetiche, e queste particelle magnetiche vengono esposte a un campo magnetico oscillante, allora in quel caso il moto della particella e il moto della sua magnetizzazione già libera calore. Libera calore dove? Se la nanoparticella è stata funzionalizzata per essere concentrata su un tessuto malato, libera calore e quindi può mandare in apoptosi alle cellule tumorali. Questa è una ricerca molto importante, non ve ne ho parlato perché non è quella di cui mi occupo direttamente, però tutto sommato le basi sono le stesse. Ora, quindi, questa cosa dell'acqua è sicuramente importante, l'acqua. Come l'acqua per il magnetismo possa aver avuto un'importanza, rientro un po' alla domanda precedente, mi scuso ma non ho una grande competenza sugli aspetti più fluidi. Beh, poi c'è un'altra cosa che mi interessava molto, il discorso relativo alle colture cellulari delle cellule della retina. Della cornea. Sì, perché in realtà qualunque tipo di coltura cellulare è basata sulle divisioni cellulari. Le divisioni cellulari sono basate su processi mitotici. I processi mitotici sono basati su l'assemblaggio di un sistema microtubulare che, diciamo, organizzato ai poli della cellula. Ora, mi sembra di ricordare che c'è qualche studio sugli effetti del campo magnetico sulle divisioni cellulari. Quindi non è poi così strano che particolari situazioni, diciamo, nel campo magnetico possano favorire le divisioni cellulari. Quindi non vedo niente di esoterico, ma qualcosa scherzavamo chiaramente, qualcosa che potrà essere studiato in futuro. No, certo. Ci sono altre domande? No? Allora ringraziamo di nuovo la professoressa Sessoli. Grazie a voi, buona serata.